Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo in Città Vecchia. Vogliamo farvi vedere i ruderi che ci sono oggi per significarvi la differenza che c'era rispetto a un passato felice. E oggi ci occupiamo proprio di Arco Madonna del Pozzo. Qui infatti, come vedete, c'è un arco e c'è una immagine, un quadro dedicato alla Vergine. Proprio sotto questo arco la storia e la tradizione ci narra che c'era un pozzo. Bene, questa zona si trovava nel degrado più completo e un gruppo di amici volenterosi, tarantini puro sangue, amanti della Città Vecchia, guidati dal maestro Giudetti, avevano riqualificato la zona, l'arco, l'avevano reso fruibile, l'avevano abbellito. Negli anni c'è stato il degrado, l'abbandono, il menefreghismo da parte delle amministrazioni comunali, compresa questa, e la situazione è peggiorata e degenerata sempre più. La zona dell'Arco Madonna del Pozzo era stata riqualificata e ora è ripiombata nell'antico degrado. Questa è la realtà amara, triste. Non c'è stato nessun intervento, i cittadini della Città Vecchia sono abbandonati a se stessi, eppure era una bella zona, gli sposi posavano dinanzi a questo arco, nulla più. Ecco la riprova, i cittadini vogliono collaborare, vogliono, a proprie spese l'avevano riqualificata la zona, e l'amministrazione nulla, ha abbandonato a se stessi quei cittadini volenterosi che di tasca propria avevano riqualificato la zona. Questa è Taranto Vecchia, non sciacquiamoci la bocca con la rinascita del borgo antico, qui c'è solo degrado, purtroppo.